Ginosa sta affondata sopra di un poggio e scopre tutto il territorio. E sta posta sopra di due valli oblique, abitate in tutte le loro bande da grotte, e nella sommità, in palagi grandi, dove sta la maggior parte del popolo, e tutte persone civili, con bellissime piazze, strade lunghe e pulite, che in tempo d'inverno non sono mai fangose. Ed in detta sommità vi è un bellissimo castello e palagio, abitazione per comodità del padrone e signore di essa terra, con due bellissimi appartamenti, con sale, camere assai, ornato di ogni sorta di comodità e con una torre inespugnabile. E sebbene in essa valle sono abitati in grotte ed in prima vista paiono alquanto alpestri, sono però dentro di tanto bello artificio e manifattura che dona agli riguardanti grandissima maraviglia, mentre vi sono tutte le comodità necessarie. Così descriveva l'abitato di Ginosa alla marchesa donna Geronima Doria il cantore don Cesare Cisternino in un documento redatto alla prima metà del 1600. Le parole del cantore Don Cesare Cisternino dunque hanno una potenza descrittiva notevole, infatti ci offrono la possibilità di poter vedere quasi come in una fotografia come doveva apparirgli Ginosa nel 1600. In questo momento ci troviamo proprio nel cuore della Gravina di Ginosa, nel rione propriamente detto del Casale. Alle mie spalle quindi uno scenario imponente, maestoso, molto simile ai luoghi della Terra Santa, dunque ai luoghi nati di Cristo. In effetti non è un caso se proprio qui, da oltre 40 anni, si svolge la manifestazione più importante della città di Ginosa, ovvero la Passio Christi, che è organizzata dalla Pro Loco e credo che ognuno di voi abbia visto almeno per una volta. Quindi è proprio qui, in questo luogo, che si narrano le vicende della storia della vita di Cristo a partire dalla nascita fino ad arrivare alla sua morte e resurrezione. Dunque un luogo veramente incantevole. Quest'oggi tra l'altro siamo in piena primavera, quindi dico sempre la Gravina si veste del suo abito migliore perché sono dei colori molto molto belli. Vediamo il contrasto tra il grigio e l'ocra delle rocce e il verde e i fiorellini gialli che insomma punteggiano le rupi e i tetti delle abitazioni. Dunque adesso attraverso questa passeggiata, questo tour virtuale, cercheremo di cogliere quelli che sono stati gli aspetti storici più salienti di questo luogo. Andremo poi a visitare gli interni di alcune grotte, cercheremo di capire anche le differenze e le analogie rispetto al rione Rivolta, sino ad arrivare al terremoto del 1857. Quindi cercheremo di capire come, quando e perché questo luogo è stato poi definitivamente abbandonato. Dunque, seguitemi in questo viaggio. Per poter andare a visitare le grotte dall'altro lato è necessario dunque attraversare il letto del torrente. Dunque, la caratteristica proprio, come vediamo, dell'abitato nella Gravina di Ginosa è proprio quella che le abitazioni arrivavano fino al letto del torrente. Dunque, quello che vediamo oggi essere un alveo secco rappresenta appunto il letto del torrente della Gravina, che sulle mappe topografiche prende il nome di torrente Lagnone. Perché Lagnone? Lagnone da lagna, come utilizziamo dire noi nel nostro vernacolo, che significa lamento. Tutti ci ricordiamo purtroppo l'alluvione che c'è stata nel 2013. E in effetti le gravine sono dei grandi raccoglitori di acqua, quindi quando piove tutte le acque di scarico dall'altopiano delle Murge, da altri canali che si intersecano poi nella gravina principale, ovviamente veicolano le acque pluviali e quindi possiamo immaginare la portata della pioggia. E proprio per via del fatto che quando arrivava questa piena si sentiva un eco, un boato, quasi un lamento, prenderà appunto il nome sin dall'antichità di Torrente Lagnone. E quindi noi attraversiamo proprio questo letto e ci spostiamo dall'altro lato.
Come vediamo, lo scenario è veramente suggestivo, perché qui si respira la storia, ma anche si respirano i profumi della natura e se ne osservano i colori. Vediamo che oltre a quello che è l'abitato, dunque le grotte, quello che ha rappresentato la vita dell'uomo, c'è moltissima vegetazione che cresce spontaneamente, come il fico d'India e l'agave americana. E vedete, stiamo praticamente salendo questo tratturo e ci fermiamo su questo pianoro per dare uno sguardo a 360 gradi su tutto quello che ci circonda. Innanzitutto cerchiamo di capire perché si chiama Casale. Ovviamente sappiamo che la Gravina si divide in due rioni e contrade, il Casale e la Rivolta. Casale dunque, come dice la parola stessa, da casali, quindi gruppi di abitazioni. Sappiamo che Ginosa è stata abitata sin dalla preistoria, come ci testimoniano i reperti che sono stati rinvenuti nel tratto a nord, nella zona dello Sconosciuto, e dove da più di 15 anni l'Università di Siena sta conducendo un'importantissima campagna di scavo. Dunque la Gravina abitata sin dalla preistoria, ma in epoca greco-romana l'abitato non abbiamo certezza che si trovasse proprio in Gravina, perché era un periodo più florido, quindi da parte delle comunità c'era bisogno di stare quanto più possibile vicino al mare. In effetti, diciamo, dobbiamo immaginare Ginose o Genusium, fatta in epoca greca prima e romana poi, di piccoli villaggi indigeni ubicati proprio nella piana che si protrae verso il mare, quindi verso Marina di Ginosa. Ma anche in quello che è il pieno centro abitato abbiamo numerosi reperti proprio di epoca tardo-romanica, come per esempio tutte le tombe che sono state rinvenute sotto Piazza 4 Novembre. Sarà però poi in epoca medievale che la gente inizia a popolare le gravine e a far nascere questi casali rupestri. Cercheremo di capire ora perché hanno scelto proprio questi luoghi. Quello che vediamo oggi è quello che resta del casale, perché nel 1857, poi magari approfondiremo, ci fu un forte terremoto che ha distrutto e ha fatto franare tutti questi terrazzi, perché il casale in effetti era costituito da tante grotte disposte in fila parallele, che partivano quindi dall'alto fino ad arrivare nella parte più bassa. Questo sistema, appunto, come abbiamo visto, era funzionale al recupero delle acque. Dunque, nel Medioevo dobbiamo immaginare qui la presenza di tante buche, tante grotte, erano decine, forse per tutto l'arco del casale centinaia, ma erano soltanto grotte. Sarà a partire poi dal 1400 che inizieranno a nascere le case grotte. Infatti da questo lato vediamo soltanto cavità scavate, mentre se ci spostiamo con lo sguardo nella parte frontistante vediamo la chiesa matrice e il castello in alto e tante abitazioni che sorgono ai loro piedi. Infatti queste case inizieranno poi a essere costruite a partire dal 1400, quindi per tutto l'arco del 400, del 1500 e del 1600, le grotte antiche verranno coperte da queste abitazioni costruite in muratura, proprio perché la popolazione si espandeva. Nasceranno così anche delle contrade, quindi noi generalizziamo dicendo il casale, però in realtà qui, in questo tratto della Gravina, c'erano quattro contrade ben distinte e separate. Abbiamo già visto che la Gravina di Ginosa è costituita da un tipo di roccia di origine sedimentaria marina che scientificamente si chiama calcarenite di Gravina. Noi impropriamente chiamiamo tufo. In realtà il tufo è una pietra di origine vulcanica, mentre questa nostra, come abbiamo visto, è sedimentaria marina. Dunque qui milioni di anni fa c'era il mare e questo giustifica anche la presenza di numerosi fossili proprio all'interno di queste rocce. Ma è stata proprio la particolarità di questa roccia, che si presenta molto tenera, friabile e dunque si presta
facilmente ad essere lavorata, proprio questo aspetto geomorfologico ha consentito l'insediamento dell'uomo sin dalle epoche più remote. E dunque, vedete, nonostante noi stiamo camminando in un piccolo tratto, spuntano grotte scavate un po' dappertutto, come questa qui in basso. Dobbiamo immaginare che un tempo forse c'era un avancorpo in muratura sul quale c'era l'ingresso per poter accedere e la finestra per dare aria e luce, e così come la grotta che vedremo ora qui in alto attraversando proprio questa scalinata, perché diciamo qui c'erano tanti livelli, tanti piani, un po' come è nella località Rivolta tutt'oggi, e le grotte, quindi le abitazioni, erano collegate attraverso tutta questa viabilità di scale o diciamo costruite, sistemate con delle lastre oppure direttamente scavate nella roccia. Ecco, vedete, è curioso vedere queste antiche abitazioni, sono delle grotte nascoste un po' dalla vegetazione. Tra l'altro, vediamo, questo è un masso di stacco nel quale poi hanno scavato questa abitazione. Si vede anche in alto, guardate quel taglio in diagonale, che era un antico canale che serviva per raccogliere l'acqua nella cisterna che con molta probabilità si trovava proprio qui sotto. Ma in che epoca questo luogo inizierà ad essere abitato? I casali inizieranno ad essere abitati a partire dal Medioevo. Era un periodo quello fatto di invasioni, soprattutto da sud, quindi dal mare. Quindi per questo motivo la gente arretra dalla piana per potersi poi spostare in queste che sono delle difese naturali in realtà, perché le gravine, vedete, proprio per loro natura, essendo dei fossati, dei canyon, si prestavano bene a proteggere la popolazione. Pensiamo per esempio nel Medioevo, quando non c'era ovviamente la corrente elettrica, chi veniva dall'alto difficilmente avvistava questi villaggi che si trovavano in basso, anche perché in passato le grotte erano di meno e la vegetazione era anche di più, quindi potevano sicuramente sentirsi più nascosti. Quindi il primo motivo per cui nascono questi casali rupestri sarà proprio l'esigenza difensiva. Ma poi ce ne sono anche altri due. Abbiamo visto la friabilità della roccia, che consentiva quindi con tanta fatica, ma in modo anche abbastanza economico, di potersi scavare delle abitazioni comode e sicure. In più diventavano anche cave di materiali, perché scavando, quindi togliendo del materiale, si potevano poi costruire con il materiale di risulta sia delle abitazioni all'esterno, ma anche i muretti a secco, come vediamo lì in alto, che servivano quindi a contenere il terreno per creare degli orti, dei terrazzamenti, per potersi anche assicurare un pezzo di terreno coltivabile. E poi l'altro motivo, quindi il terzo motivo, è che pur essendo la Murge e le Gravine dei luoghi poveri di acqua, perché non ci sono corsi d'acqua né di falda né di superficie, però strutturando questi casali in verticale si poteva sfruttare il sistema del recupero delle acque per caduta, quindi per gravità. Perciò, come abbiamo già visto anche nella Rivolta, durante le piogge un sofisticato sistema di canalizzazioni consentiva l'approvvigionamento idrico all'interno delle cisterne. Nel 1600 la popolazione di Ginosa raggiunge circa 1700 anime, poi furono dimezzate nella metà del 600 dalla pestilenza, la stessa pestilenza che viene descritta da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi. Però a partire dal 1700 la popolazione riprenderà a crescere e si quadruplicherà. E quindi, come abbiamo visto prima, nasceranno tutte queste contrade e buona parte dell'abitato arriverà a raggiungere l'attuale piano, Corso Vittorio Emanuele, fin quasi alle porte di quella che oggi è via Roma. Ma abbiamo parlato proprio di contrade. Bene, in passato, sino al 1700, le contrade prendevano il nome dagli stati delle anime, oppure da delle
dalla presenza di alcuni luoghi religiosi. Ecco perché si parla di Contrada del Salvatore, Contrada di Sant'Antonio, eccetera. Sarà poi a partire dal 1800 che nella toponomastica dell'abitato verranno introdotti i nomi delle contrade sulla base di quelli che erano i palazzi civili. Dunque, noi siamo portati a parlare del casale, quindi per casale intendiamo tutto quello che va dallo scenario della Passio Christi, dove ci troviamo in questo momento, sino a quello che si vede di fronte alla chiesa matrice. Ma in realtà nel 1600, proprio in questo punto, c'erano quattro contrade distinte e separate. Quella quindi sulla quale ci troviamo in questo momento era la contrada dell'Antica o contrada di Sant'Antuono, o propriamente casale, che va quindi, per intenderci, a partire da sotto il ponte di San Leonardo, tutta la parte che riguarda il rione di San Leonardo e tutto questo tratto dello scenario. Quello che invece si vede di fronte alla chiesa matrice e fino alla chiesa di San Vito Vecchio era nota con il nome di Contrada di San Cataldo. Spostandoci invece di fronte, quello che vediamo dall'altro lato, tutta quella parte che va sempre a partire dal ponte di San Leonardo, quindi intendiamo via Noci, via Bacco, via Burrone, era nota con il nome di Contrada del Salvatore. In effetti proprio lì c'era un'antica chiesa rupestre di origine bizantina che si chiamava proprio la chiesa di San Salvatore. Mentre tutto l'altro tratto che va da sotto il castello sin ai piedi della chiesa matrice prendeva il nome di Contrada di San Martino. Quindi, come vediamo, ci sono diversi nomi che comunque sviluppano un intero quartiere, ancora oggi, ripeto, chiamato semplicemente e comunemente Rione Casale. Nell'abitato del Casale ci passava anche l'antica via per la Terza, quindi partendo sempre dal ponte di San Leonardo, attraverso tutte queste stradine, queste scalinate tortuose che si insinuavano anche tra le grotte, risalendo poi sulla Murgia c'era l'antica via per la Terza. Si pensò di riprogettarla nel 1857, pensando proprio di costruire un grande ponte che attraversasse il rione di San Leonardo, come in effetti è tutt'oggi. Ma il 1857 fu un anno terribile per la nostra comunità, così come riportato a giusta causa proprio nelle descrizioni antiche. Ma in realtà nel 1857 non ci fu soltanto il terremoto, gli eventi catastrofici furono tre, a partire proprio dall'inizio di quell'anno. Dunque, nel gennaio, l'11 gennaio per l'esattezza del 1857, ci fu un violento alluvione. Piogge torrenziali che si protrassero per diverse giornate indebolirono alcuni spalti di questa parte dell'abitato, facendone anche crollare alcuni di questi. Infatti ci furono 11 vittime e furono distrutte, sepolte proprio dai massi di crollo, 4 abitazioni. Il 1 marzo dello stesso anno del 1857 un incendio distrusse buona parte dell'archivio parrocchiale nell'attuale chiesa di Santi Medici, perché in quel periodo la chiesa madre era stata abbandonata dal clero che si spostò proprio nell'attuale chiesa di Santi Medici. Un incendio, non si sa se di origine dolosa o meno, ha comunque causato un enorme danno, perché buona parte della documentazione che parlava proprio della storia di Ginosa è andata irrimediabilmente perduta. Ma l'evento più catastrofico fu alla fine dell'anno, ovvero nel 16 dicembre del 1857. Questo forte terremoto che si sentì per tutto l'arco della Lucania sino ad arrivare qui nel territorio di Ginosa ha causato la distruzione di questi 10 o 12 piani che si trovavano in questa parte del casale. Dunque dovete immaginare che quello che vediamo oggi, tutti questi massi di crollo che sono anche spettacolari a vederli, in realtà hanno causato un disastro enorme. Ci hanno fatto perdere quello che era proprio l'assetto urbanistico che doveva essere veramente sorprendente dell'abitato del casale. Per cui oggi vediamo dei crolli
e non possiamo più vedere l'aspetto urbanistico originario. Spesso ci rimangono soltanto il fondo delle abitazioni, come alle mie spalle. Vedete lì in alto ci sono quelle nicchie, mentre proprio lì da quella parte si vede quasi una forma di una copertura a capanna con delle nicchie scavate nella roccia. Quindi dovete immaginare che quelli erano i fondi delle abitazioni, dunque gli ingressi non ci sono più perché si sono staccati, sono franati e rotolati in basso, e perciò quello che vediamo oggi è soltanto il fondo di queste antiche abitazioni. Da quel momento dunque l'abitato del casale inizierà lentamente ad essere abbandonato, proprio perché la gente impaurita iniziò a spostarsi, a riversarsi sull'altro versante. Tuttavia continuarono a mantenere l'uso di queste grotte soltanto per diciamo uso di depositi, stalle, cantine, eccetera. Ma soprattutto inizieranno a nascere delle cave di tufo, come vediamo ora spostandoci proprio all'interno di questa enorme cavità. Se mi seguite vedrete anche qui. Vediamo lì in alto delle nicchie, lì sopra vedete proprio qui di fronte a me si vedono delle mensole. Ovviamente notate che qui c'è un dislivello di almeno 5-6 metri, quindi quelle nicchie è ovvio che non potevano essere utilizzate. Per cui da questo che cosa desumiamo? Che c'è stato un abbassamento del piano di calpestio, perché come vi dicevo prima, quando c'è stato questo forte terremoto, bisognava anche consolidare questi massi che si erano staccati con degli interventi proprio di puntellatura sotto i massi che dovevano essere in bilico. Nascono quindi le cave di tufo, come si vede proprio qui su queste pareti. Vedete, si vedono proprio questi tagli in orizzontale con questi segni poi in diagonale, realizzati proprio da quello che doveva essere l'attrezzo, che era un piccone per scavare questi blocchi. Quindi tutto il materiale poi verrà utilizzato per costruire muri a secco e per rinforzare quello che purtroppo era crollato. E vedete, qui c'è una cava di tufo che è anche abbastanza profonda, ma adesso ne vedremo delle altre. Proprio uscendo attraverso questa piccola porticina saliremo su una cava di tufo ancora più grande che si trova proprio sopra questo piano.